Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo qui su My Eyes The Save. In questo videogioco saremo una ragazzina in un mondo post-apocalittico che dovrà stare in un bunker. E soprattutto questo gioco si concentrerà molto sulla storia più che sul gameplay. O almeno è quello che ho letto nei commenti, senza farmi spoiler. Quindi, iniziamo. Attenzione al contenuto, però è difficilissimo da leggere perché è fatto con 5 pixel. Giorno 1. Prendi le tue pillole. Che inizio grandioso. Buone le pillole. Adesso devo andare a bere un po' d'acqua, giustamente. Sono bassissimo. E tra l'altro mi sa che sto proprio ben che sottoterra. Sentite la musica. Non so, mi piace un casino. Mi sa di nostalgico. L'iPad, no! Quindi suppongo acqua dal lavandino. Oh yes! E adesso devo preparare del cibo. È qui dentro? Quello è il mio cibo per oggi. Metti al microonde, zii. Ah, devo stare attaccato al microonde. Devo osservare il cibo che si cuoce. Dai. Vuoi un po' d'acqua? Ho visto qui in fondo un annaffiatoio. Quindi prima di andare a lavorare me stesso, laviamo le piante. Bisogna avere delle piante in un bunker, altrimenti sarebbe spoglio, nudo, crudo. La depressione più totale. Fammi dei bei fiorellini e continua a crescere. Ecco, lo dice pure lei che qua mi sa di tristezza assoluta. Con questa qui gli potevi direttamente pisciare addosso. Però adesso andiamo a lavarci. Wireless. Ci mettiamo così con la mano in avanti e interagiamo. Adesso devo aspettare nostro padre. C'ho il gioco, Free Runner. Che cosa? Devo evitare i cerchi rossi. Ci sono 30 livelli. Guarda, troppo forte, lo sto giuccando quel maledetto. Devo fare così per 30 livelli prima che arriva papà? Continuano ad aumentare, non mi prenderete mai. Ok, è arrivato. Ho fatto abbastanza livelli, adesso posso parlare con papà. Qui c'è l'uscita, quindi magari mi dà lui il cibo da qui sopra. Uè, papi. Ciao, cara. Sei qui? Sì, papà. Potresti scendere oggi? No, tesoro. Dovresti proprio saper di più. Potresti diventare infetta. Hai preso le tue pillole? Sì, mi fanno sentire sempre assonnata. E allora dovresti probabilmente andare a dormire. Non mi puoi raccontare una storia da fuori? Per favore. Ok, ma la farò breve. Oggi ho visto una creatura veramente paurosa. Una volta che l'ho vista, ho provato un immenso terrore. Comunque, sono riuscito a scappare. Quello è perché tu non dovresti mai provare ad andartene. Odierei se ti trovassero. Grazie per proteggermi. Sono veramente stanca. Andrò a dormire. Oh, prima che tu vada, ho qualcosa per te. Un diario! Così che tu non ti possa annoiare. Grazie, padre. Dormi bene. Ci vediamo, papà. Posso scrivere col mio diario. Io ho paura che tipo mio padre mi tenga qui contro la mia volontà. In realtà le pillole servono per farmi rimanere qui. Mi ha rapito. Eccolo qui, il mio diario. Posso scriverci tante belle cose. Oggi mio papà mi ha dato questo diario. Sono così felice. Mi ha anche detto una storia da fuori. Sembra che fuori sia un posto pauroso. Continuerò a sentire di più domani. Quindi adesso devo andare a dormire. Oddio, è diventato buissimo. Io vado a dormire. Oh no, c'ho gli incubi. Oh! I tripponi, ma, sono sul nulla, c'è soltanto la scala. Che faccio? Sto uscendo? Mi sa che ho avuto un incubino. Giorno 2, prendi le tue pillole. Chissà se posso fare tipo una run dove non le prendo e scopro effettivamente cosa succede. Però ormai le ho prese. E quindi è questa vita monotona, ogni giorno così. Annaffiare le piante, preparare il mio cibo, lavarmi, quindi almeno sono una bambina pulita. E una volta fatto tutto questo, devo aspettare mio padre. E quindi continuiamo come dei pazzi. Finiremo questo gioco. Sono a livello 7. Riuscirò a raggiungere il livello 30. Batterò chiunque. Ci hai provato a fregarmi, ma io sono un giocatore di Isaac. Ma in realtà è abbastanza facile. Ti seguono in maniera stupida, come se fossero degli zombie. Quindi magari un'allegoria di noi bambina che scappiamo dagli zombie di sopra, dato che è un mondo post apocalittico. È arrivato papà. Sì. Papà, mi racconti una storia. Sono tornato. Come ti senti? Mi sento molto bene. Manco assonnato stavolta. Ho dormito una meraviglia. Anche se ho avuto uno strano sogno. Stai bene? Sì, sto bene. Non preoccuparti. Hai preso le tue pillole oggi? Sì, ma le devo veramente prendere ogni giorno? Ovviamente. È per il tuo bene. Padre, mi sta dicendo la verità almeno? Fanno in modo che tu non diventi infetta. È importante che tu le prenda ogni giorno. Ok, lo farò. Hai trovato qualcos'altro oggi?
Sì, sono riuscito a prendere del cibo e altre risorse. Hai visto altri mostri oggi? Sfortunatamente sì. Il mondo fuori è un casino. I mostri imitano le voci umane. Oh no 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 no. Se senti qualcuno oltre me, non fare un rumore. Lei ti troverebbero. Sono spaventato, papà! Che cosa farò se faranno finta che sia la... se imiteranno la tua voce? Come farò a sapere se sei, no, se sei veramente tu? Cerchiamo di trovare una password, un codice. Che cosa ne dici di mela? Che cos'è, gli ho chiesto? Lui mi dice una risorsa. Un delizioso tipo di frutto. Se ne riesco a trovare una, te la porterò. Non sei stanca ancora? Adesso che tu a me mi hai detto di questa cosa, mi sa che dovrò andare a letto presto. Buona idea, tesoro. Riposati bene. Buonanotte, papà. Buonanotte. E vabbè, però anche questa volta scriviamo sul nostro diario. E stavolta scriveremo: il mondo fuori è un casino. Che cosa intende? Posso scegliere se è tipo un corridoio oscuro o se è una pianura con delle spine? Guarda, la pianura con delle spine, secondo me, è meno peggio. Un corridoio buio è molto più inquietante. Oggi papà mi ha detto di qualcosa chiamato mela. Ha detto che è veramente rara, perché il mondo fuori è un casino. Sono spaventata ad andare fuori. Ci sono molti mostri. Ed è pure diventato nuovamente buio. Certo che mio padre raccontandomi di mostri di sicuro non fa bene. Certo, lo fa per non farmi andare fuori. Però così io qua sotto c'ho gli incubi. Oh, vado verso la luce, l'unica cosa buona. Dove mi porta questo lungo corridoio? Pare che siano proprio le spine che ho disegnato. Quindi il sogno poteva cambiare probabilmente. Meglio questo qui, perché io in un corridoio buio non ci volevo stare. Qui invece cosa può accadere? Non può accadere nulla di male se non io che trovo una bacca lampone di Pokémon. Let's go. Oh! Mi sono chiesto se quella lì fosse una mela e mi è comparso un mostro che mi ha fatto urlare come una checca. Però speriamo che adesso che ho fatto sto incubo non peggiori la situazione. Quindi, ma non c'ho il cibo. Dovrei controllare qui. Dice c'è un po' di cibo rimasto. Ok, almeno quello. Non mi dire che il nostro padre non è riuscito a portarci il cibo, perché credo che ce lo porti mentre dormiamo per evitare casini, non lo so. Il problema è che se smetti di portarmelo io qui morirò di fame. Oppure dovrei essere costretto ad uscire. Eccomi lavato come un pro. E adesso si attende con Free Runner. Ma aspetta, sbaglio e l'ho toccato, perché non me l'aspettavo che fossero tutti intorno a me. Magari se mi toccano più volte perdo. Non posso perdere. Ah no, ok. Si resette il tempo. Capisco. Credevo che fosse un gioco falso. E invece devo veramente evitarli. Guarda, hai visto un livello, li hai visti tutti. Ma sbaglio, mio padre non sta venendo stavolta? Oh, magari è una mia impressione. Magari finisco sto livello e arriva. Eh? Padre? No. Stranissimo. Avete visto poi come l'ho evitato lì? Cioè guarda, ormai sono arrivato a 29. Manca adesso il livello 30 e poi ho finito. Ma mio padre ancora non è arrivato. Perché oggi no? Non mi ha nemmeno portato il cibo. Ho paura di che potrebbe essergli successo qualcosa. Ma noi abbiamo la nostra password e... dov'è papà? Papà? Sei qui? Dove sei? Sono spaventata. Ciao. Non è venuto oggi. Lo devo scrivere nel mio diario. E soprattutto, se non ci sarà nemmeno domani, io finirò il cibo. Vediamo cosa scriverà la nostra giovinciuella sul diario. Dov'è papà? Oh, dov'è papà? Oggi non è venuto. Oggi papà non è venuto. Ero tutta la sola spaventata. Spero che torni domani. Odio quando sono sola. Dov'è papà? Ci toccherà aspettare fino a domani e potremmo capire. Si va, nanna. Oh, che succede? Sono in una stanza chiusa. Quattro mura, non mi può succedere nulla di brutto. Ma a meno che non mi arrivi qualcosa dal soffitto, però. Ed è diventato un corridoio buio. Ma allora la scelta che ho fatto era inutile. Semplicemente uno sarebbe venuto dopo. Il corridoio buio, guarda, adesso spunta zio Jerry. No, invece no, per adesso mi dovrò girare. Non c'è nessuno. Però adesso c'è una biforcazione qui. Vado dove prima non c'era nulla. Il posto si è ingigantito, è diventato un labirinto. Oh no, mi devo girare, vicolo cieco. E si è formato un altro pifio. Dai, Ogni volta che troverò un vicolo cieco io avrò una paura quando mi giro assoluta. Eccolo, infatti. Ok, si è creato un altro mini corridoio. Entriamo qui, sto finendo nelle backrooms. E ci sono di nuovo le scale forse, perché c'hanno... sì, c'hanno tutta la luce bluastra, ma devo trovare quelle vere. Si scende. Mi lancio. Let's go. Ok, almeno stavolta non c'era nessun mostro. Giorno 6. Sono già passati 6 giorni. La casa è vuota, prendiamo le nostre pillole. Oh, un trofeo? Controllerò dopo. Preparare il cibo, ma non c'è.
Ancora nessun... niente cibo. C'è ancora un po' di cibo qui sotto. Ok, meno male. Ancora un giorno ce lo possiamo vivere. Mi lavo. E adesso... aspetta, mio padre. Ma io qui l'ho finito il mio gioco, no? Eh sì, ho fatto. Non so veramente perché mi abbia dato un trofeo, eh. Non ci posso nemmeno interagire. Non so, tocco un pochettino il cavallo dondolo perché è l'unica cosa che posso far per ora mentre aspettiamo papà. Oh, dove? Papà! Inizio addirittura ad aver paura. Inizio a tremare. Papà! Papà, perché non mi rispondi? Non anche oggi. Ti prego, padre. La porta è bloccata. Lo devo scrivere nel mio diario. Mi sto tutto sbinciando nel pantalone. Finalmente potrò utilizzare questo cesso che non ho utilizzato finora. Perché ho paura. Se papà non viene a casa, devo prendere le mie pillole. Una grande scelta. Sai che ti dico? No. Magari mio padre mi sta ingannando. Magari non mi servono per quello le pillole. Non sta venendo. Sono passati 4 giorni adesso. Le pillole mi fanno diventare stanca. Se non verrà, allora perché le devo prendere? No, non le prenderò più. Bene, allora. Io vado a dormire. Ultimo incubetto! Perché, non so, facciamo sempre questi incubi brutti. Eccoci qua. Stanza buia, corridoi, tutto rosso. Che bello. Una catena? Non è che sto tirando qualcosa qua? Lo senti, io faccio. Poi vedrò cosa succede. Catena tolta. Oh, sei tu sicuro? A riguardo? Riguardo questo? E che devo fare se non questo? Mi metto così, così posso vedere se ne sta arrivando qualcuno a farmi malissimo. C'ho le voci nella testa che mi parlano. Io smetterò di essere legato da catene a dover prendere le pillole. Ecco, è tutta una metafora palese. Tu dovresti fidarti di papà. Ma papà, 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 tu te ne sei andato, ma hai abbandonato. Ascolti un uomo che non esiste più? No! Io rimuoverò le catene. Eccolo. Ne vale la pena, mi dice, eh? A quanto pare. Cioè, non è, posso fare molto altro, Giorno 7. Quanto pare è finito proprio così. Va bene. Stavolta non prendo le pillole e vado direttamente a bere dell'acqua, mangiare e poi chissà cosa. Ah, ma ha portato il cibo. Bene, allora forse oggi tornerà. Adesso devo aspettare papà, va bene. Nel frattempo annaffio ovviamente le mie piantine. Oh, è tornato. Adesso parliamo un pochettino. Dai, papà. Ehi, dolcezza. Sei tornato. Sì, principessa, sono tornato. Aspetta, di qual è la password? Mela. Sei veramente tu? Dove sei stato? Mi dispiace. Qualcosa di urgente è arrivato, è successo. E ho dovuto lasciare per un paio di giorni. Certo, però mi potevi avvisare? Come sei stata? Hai preso le tue pillole? Sì, l'ho fatto. Anche se ho dovuto poi mangiare degli avanzi. Ma non è stato un problema. E per le tue pillole? Ah, me lo chiedi ancora? Sì, ovviamente. Le ho prese. Sono felice di sentirlo. Per scusarmi, ti ho portato qualcosa. Che cos'è? È una mela. Quindi ecco che cosa sembra. Prova a mangiarla. Sono più buone quando sono fresche. La proverò dopo. Va bene. Ti senti stanca? Sì. Un pochetto. Vai a letto allora, tesoro. Sogni d'oro. Ci vediamo domani. Va bene. Prima però andiamo a provare la mela. Chissà che cosa succede adesso. Però non ho preso le pillole. Sono curioso. Mamma mia che bella. Tutta rossa. Wow. È così dolce. È succosa. Buona proprio. Boh. Quindi normalmente avremmo dormito. Invece adesso devo far finta. Non so nemmeno che cosa scrivo nel diario. Non scrivo nulla. E vediamo cosa succede adesso che faccio finta di dormire. Papà scende, vedete? Lui scende quando noi dormiamo. E se papà fosse sempre stato un mostro e mi ha ingannato? Se mi stesse nutrendo per mangiarmi? Come in Hansel e Gretel? Ciao. Che succede? Sei sveglia? Ma nostro padre? Va bene. Iniziamo allora. Che cosa? Merda! Non dovrebbero essere qui ancora!
Sento qualcuno salire le scale. Forse è tornato su. Non ha chiuso la porta? Oh mio Dio. Posso uscire e scoprire com'è il mondo là fuori invece che stare in queste quattro mura. Finalmente capire cosa c'è veramente là fuori. Magari mi ha mentito finora. E sono i dubbi, ragazzi. I dubbi che nascono. Devo provare ad uscire. Vai. Oh. Sono fuori. In un corridoio. Sono vari fogli. Li riesco a leggere? Da una farmacia. Vitaly RX Pharmacy. Sono degli scontrini. Comprati. Non mi dire. 5 di sedativi! Lo sapevo! Mi servono per farmi dormire! $72! Che cosa sono i sedativi? Lei non lo sa! Noi sì! Pericoloso allora nostro padre! Police report! Polizia! Ispezioni della casa! Perché ha comprato i sedativi! Acquisti sospetti! Conclusione! Nessuna sostanziale evidenza trovata! Il caso sarà chiuso! Ma nascosto bene il maledetto! Forse questa qui è tipo una porta segreta? E infatti! Dannazione! Mio padre è un maniaco che mi ha tenuto nascosto! Magari stava per perdere l'affidamento? Erano in una cantina, Inception! Mi teneva proprio nascosto! Lo immaginavo! Non c'è una finestra da qualche parte? Oddio! Entrata principale? Cantina! Ok, entrata principale e cantina! Questa qui è la casa di mio padre! E quella lì era la cantina, forse del condominio, ma c'era un passaggio segreto. E sto vedendo il sole. Cos'è quella palla luminosa lì sopra? E perché fa male ai miei occhi? Mi ha tenuto da sempre nascosto. I miei occhi ingannano. I miei occhi ingannano perché siamo stati ingannati fin dalla nascita. Rieccoci tornati al punto in cui dobbiamo decidere se prendere oppure no le pillole. Avevo deciso di non farle in realtà della clip precedente perché mi ero detto vabbè il finale è buono, finisco qui. Però sono andato un attimo a rivedere i commenti prima di editare il video. Ho letto che entrambi i finali sono... Quindi ho intenzione di utilizzare il mio diario e decidere che stavolta prenderò le pillole. Devo comunque prenderle? Credo che dovrei. Io credo che le pillole mi stiano proteggendo, quindi effettivamente adesso le prenderemo in questa nuova giornata. Voglio vedere anche se l'incubo cambia, perché magari l'incubo precedente era dovuto al fatto che abbiamo deciso di non prendere le pillole. Infatti pare essere differente. Posso salire di sopra. Oh, è differente. Sì, l'incubo è differente. Credo che però questo qui mi simboleggi qualcosa. Quando ho smesso di prendere le pillole, ho tolto le mie catene, sono diventato libero. Mentre prendo le pillole, questo qui simboleggia che rimarrò qui sotto per sempre. Un loop infinito di svegliarmi, prendere le pillole, e infatti ci sono le catene. E tra l'altro, ho dovuto rigiocare il gioco fin qui e ho compreso una cosa. I mostri, e probabilmente la polizia, a un certo punto ci ha detto: se senti altre voci oltre la mia sono mostri che imitano umani. E invece erano probabilmente qualcuno che poteva cercarmi. Io mi fido di papà. Giorno 7. Prendiamo subito le nostre pillole oggi. Invece di provare a rimanere eventualmente svegli, prendiamole, vediamo cosa succede. È arrivato. Vediamo che succederà. Ho anche preso le pillole ogni giorno. Eccolo, glielo stiamo dicendo subito. Perché io mi fido di te, papà. Cambiamo un pochettino i messaggi, eh. Sono felice di sentirlo. Ti senti già stanca? Sì, un pochetto, con le pillole. Va bene. Vai a dormire allora, tesoro. Adesso cosa accadrà? Innanzitutto è cambiato questo qui. Papà è tornato, mi ha dato una mela. Non credevo che sarebbe stata così buona. Spero che me ne porti altre presto. Ma comunque adesso arriva la parte importante. Quella della nonna. Giorno 147? Oh mio Dio. Sbaglio anche la visuale. Sembra essere più offuscata. Peggiore anche. Siamo rimasti qui per 147 giorni. Ovviamente iniziamo la giornata prendendo le nostre pillole. Per lui, per farlo dormire. E invece... Ma sono lentissimo? Non so, mi sembrava di essere addirittura più lento. Però, laviamoci. Adesso dobbiamo aspettare papà. Non mi dire che in questi 147 giorni non ho ancora completato il gioco. Sì, sono stato una ameba. Oh, è già arrivato qua, subito oggi. Ehi, papà. Che è successo? Perché... La mia pancia è così. Perché la mia pancia è così grande e rotonda? Raga,
Mi sono venuti i brividi. Orripilante. Ma mille volte peggio dell'altro finale. Almeno nell'altro scappavamo. Sviluppato da No Hidev. Ma che mai fatto giocare? Ed è finito. Bruttissimo. Almeno in uno dei due finali la bambina è scappata. No no, aspetta un attimo. Allora, sto facendo una ricerca e se qualcuno mi guarda la cronologia mi prende per pazzo. Però quando è che i bambini possono diventare fertili? Tra i 10 e i 15 anni. Sfortunatamente credo che questo sia capitato alla bambina. Non perché il padre avesse fatto qualcosa di orripilante quella notte, ma che l'abbia fatto tutte le notti. Ma che proprio quando noi abbiamo iniziato questa giocata è quando è iniziato il momento in cui la bambina ha sviluppato la sua fertilità. Che schifo. Forse era meglio se mi fermavo al primo finale che ho fatto e continuavo a pensare che era semplicemente segregato e rapito e non abusato. Quindi che dire, un gioco che mette alla luce alcune cose orripilanti che purtroppo avvengono veramente. Dopo aver assistito a questa sconcertante storia, io mi fermo qui. Quindi ragazzi, faccio l'outro, ma non perché sono un insensibile pezzo di merda, ma perché la devo fare. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi. Ma anzi, più di quello, che è quello che direi nella mia normale intro, fatemi sapere cosa ne pensate della storia di questo gioco. Se avete qualcosa da dirmi nei commenti. E quindi noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.